L'associazione HMP Academy Society è un'associazione che è nata circa un anno fa, o perlomeno è diventata operativa circa un anno fa, è nata un poco prima, qualche mese prima. Ed è diventata operativa in quale direzione? Intanto cercando di aggregare persone che sono interessate a migliorare la loro condizione di benessere o magari a recuperare il benessere se sono in una condizione di malattia. Ora, questa è un'associazione che ho voluto io, ma che è stata realizzata da altre persone, che ora non sto a nominare per non dilungarmi troppo, ma che chiaramente ringrazio. E questa associazione, appunto, dicevo, si propone di aggregare delle persone che hanno messo al primo posto, fra le, appunto, priorità della vita, la salute. Non è così scontato, perché molti di voi già sanno che molte persone come priorità magari mettono il guadagnare bene, il potersi garantire uno standard di vita elevato. Io da molto tempo cerco di far comprendere che la qualità della vita è nulla se non c'è la qualità della salute. Anche questo è piuttosto scontato, ma vedrete che troverete molte persone molto più impegnate a guadagnare soldi piuttosto che a preoccuparsi della propria condizione di salute. Allora, invece, per chi ha cambiato idea o per chi già la pensa come me e che quindi pensa che la prima cosa da fare è mantenere la propria salute o recuperarla, ottimizzarla per poi godere di tutto il resto, abbiamo organizzato questa associazione che sta piano piano crescendo e che comincia a prendere la sua forma logicamente con i tempi, soprattutto in Italia, che la burocrazia impone. Però siamo a buon punto. Allora, intanto vi voglio far vedere che esiste un sito. Questo sito è www.associazione-hmp.it. Se voi andate su questo sito, ecco, guardate, voi scoprite, per esempio, ecco, questo è il sito dell'associazione, che una volta che siete soci potete accedere, qui vedete che c'è l'accesso mio di Fabrizio Duranti. E vi trovate una home, la possibilità appunto di diventare socio, che chiaramente trovate anche se non avete fatto l'accesso, trovate i soci, trovate i convegni effettuati e trovate poi la politica della privacy. Cosa è possibile già trovare in questa associazione? Quindi, una volta che sei socio, hai l'opportunità di, per esempio, vedere chi sono tutti gli altri soci e poter entrare in questa lista di soci, che ora non apro per motivi di privacy, qui c'è un video dove io spiego dove io spiego appunto e parlo dell'associazione, ci sono più video, vedete questo è il secondo video, ci sono più video e questo video si trova chiaramente anche nella home, come quello che stai vedendo e quindi si può leggere, vedi, gli scopi dell'associazione, quindi attività culturali, di formazione, editoriale, chi sono i soci, quindi per esempio ci sono diversi tipi di soci, accademici, ordinari, onorari e le attività. Ora, qui vedete che sono stati fatti dei convegni appunto nel 2018, nel 2017 e nel 2018 e questi convegni possono essere scaricati integralmente, sono stati tutti gratuiti per i soci dell'associazione e chi non ha potuto partecipare, come qui ha partecipato, può scaricarli in modo integrale da questo sito e guardarseli. È importante tenere presente che questa attività di convegni, di realizzare convegni, ha un suo valore notevole da questo punto di vista, perché questi convegni sono stati organizzati in maniera molto mirata per cercare di far fare un percorso alle persone che li guardano. Quindi dal primo convegno dove si parla di come la mente può avere una importanza fondamentale nella gestione e nella guida dell'essere umano verso la salute o verso purtroppo talvolta la patologia. Quindi ecco, seguire il primo convegno significa comprendere bene come far dialogare corpo e mente dal punto di vista teorico. Nel secondo convegno già si comincia a parlare dell'aspetto di guida in questa direzione in modo più pratico. Nel terzo si entra ancora più nella personalizzazione, nel tentativo di rendere ancora utilizzabili nel quotidiano certe indicazioni e così via. Quindi i convegni servono proprio per, come dire, alfabetizzare, per creare quella piattaforma culturale, quei presupposti culturali che poi sono indispensabili per raggiungere la salute. Al tempo stesso, all'interno del sito, troverete non solo i soci che partecipano e che vogliono, chiaramente chi non vuole associarsi ma non vuole essere inserito nella pagina soci, tranquillamente lo chiede e non viene chiaramente inserito.
Al tempo stesso però può guardare chi è stato inserito, può vedere le persone che decidono di farlo, come possono essere contattate, perché c'è il nome, il cognome, la professione, una mail. Chiaramente ognuno decide di mettere quello che vuole e rendere visibile ciò che vuole. Però una volta fatto questo, l'obiettivo qual è? È di creare anche una sezione dove ci sono persone che hanno frequentato la mia accademia, persone che possono rappresentare dei referenti per alcune problematiche oppure per un'ottimizzazione del proprio stato di forma. Quindi avremo gli esperti per lo sport, gli esperti per la corsa, gli esperti per il bodybuilding, gli esperti per la palestra, gli esperti per il ciclismo. Veramente esperti che ci possono sostenere in domande e essere sostenuti in un percorso di recupero di salute. Al tempo stesso vogliamo creare, questa è la cosa che ci creerà più impegno nel prossimo futuro, un database dove tutte quelle che sono state le esperienze mie, le esperienze di molti dei soci positivi per determinate problematiche di salute che hanno incontrato professionisti di alto livello qualitativo che li hanno aiutati a stare meglio, a guarire, a trovare una soluzione a determinati problemi, ecco, poterci aiutare con quel passaparola che ha perso la sua forza negli anni pensando che Google poteva rispondere a tutti i nostri problemi di salute. Quindi si è abbandonato la capacità di aiutarsi reciprocamente, si è chiesto tutto a Google. È a quel punto che si è scoperto che sono arrivate le fake news, quindi le notizie false, e Google non è più attendibile e quindi ci si sente un po' smarriti quando arriva un problema. Se noi creiamo una task force di persone interessate, capaci di comunicare fra loro e di darsi un consiglio in modo, diciamo, visibile o in modo anonimo, questo non è un problema, ma tu puoi dare comunque il tuo contributo, puoi indicare una strada per chi ha quella problematica dicendo che ti sei trovato bene. Se quelle persone che si sono trovate bene aumentano e confermano, noi avremo la possibilità di creare qualcosa come un trip advisor dei professionisti in Italia, dove sapere se quel problema è stato apprezzato, se è stato risolto in modo apprezzabile per il paziente ed è quindi consigliabile. Quindi vi ho detto in poche parole qual è l'intento. La spesa da sostenere è inferiore ai 100 euro, mi sembra 95 euro all'anno, comunque si trova, io non voglio dire cifre che poi possono essere inesatte, però questo è l'impegno economico. Avremo anche altre iniziative, faremo altri convegni, convegni che possono essere, mi auguro, sempre ancora gratuiti, non lo so perché chiaramente la gratuità è stata garantita dalla prime elevate iscrizioni che ci sono state e che hanno permesso quindi di avere, come essendo un'associazione senza fini di lucro, molte possibilità economiche che hanno permesso questi convegni gratuiti. Ora vediamo se nelle casse si manterrà questa opportunità, ma certamente la volontà di continuare ad offrire pretesti per stimolare il desiderio di sentirsi meglio, di voler cercare di stare meglio e trovare una strada per migliorare la propria vita e la propria salute, aiutandoci reciprocamente e trovando persone, e mi ci metto per primo, che possono referenziare per quanto possibile tutto quello che viene indicato come una strada positiva per il benessere o per la salute. Io penso di averti detto tutto in questo video per cercare di persuaderti a aiutarci a crescere con questa associazione, a iscriverti per un anno, magari ti rendi conto di che cosa facciamo e poi magari decidi il prossimo anno se confermare la tua iscrizione oppure no. Abbiamo anche un gruppo chiuso Facebook dove è possibile confrontarsi, dove è possibile dare indicazioni anche in questo senso, sia degli eventi tipo conferenze o seminari o quello che sia, oppure anche proprio indicazioni su strategie di benessere e di salute. C'è una newsletter. Anche questo, vuoi essere iscriverti, vuoi riceverla, non vuoi riceverla, cioè hai tutta la libertà più totale. Da questa associazione puoi prendere senza dover dare molto, se non magari un consiglio. Se sai che c'è una strada che può aiutare qualcun altro, lo dai, o anonimo o visibile, ripeto, questo non è così indispensabile, è che sia necessariamente la persona a dire l'importante l'indicazione. Chiaramente io poi devo sapere chi lo dice, ma lo dice a me, non è che lo dice in pubblico, o lo dice a noi, diciamo all'associazione, non in pubblico, ma questo può essere veramente, veramente di molto aiuto per tantissime persone che quando hanno quello stesso problema vorrebbero conoscere qualcuno che gli dice dove potersi rivolgere, a chi poter domandare. Ecco, nel tempo spero che
questa associazione cresca e che crei un database per poter attingere informazioni le più referenziate possibile. Quindi spero che dopo questo video tu prenda la decisione di cliccare sul tasto dell'associazione, quindi iscriviti subito. Ecco, infatti questo è il tasto Associati adesso. Ecco, puoi cliccare sopra Associati adesso ed è veramente facile associarti e spero di non deluderti sia con i convegni che abbiamo già effettuato, che potrai scaricare immediatamente e guardare subito gratuitamente, sia con tutte quelle che saranno le iniziative nel prossimo futuro. Grazie per la tua attenzione e spero di incontrarti a uno dei prossimi eventi e di averti socio della nostra associazione. Grazie ancora per la tua attenzione. A presto.